Oggi siamo qui per parlare di Dragon's Dogma 2, un titolo che sta creando un hype smisurato, ragazzi. Sequel del primo Dragon's Dogma, uscito ben 12 anni fa, assieme alla sua versione migliorata, con tanto di DLC che è uscita soltanto un anno dopo, pensate, Dark Arisen. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo gioco? Partiamo dicendo che non sarà necessario aver giocato al primo capitolo, poiché Dragon's Dogma 2 sarà ambientato in un mondo parallelo, dove ci saranno riferimenti a fatti e personaggi del primo capitolo non necessari al fine della comprensione della storia principale del secondo. Il nostro protagonista vestirà i panni di un Arisen a cui è stato rubato il cuore da un drago, proprio come nel primo capitolo. Le nazioni principali in cui si svolgerà la storia saranno due, Vermond e Batal. Vermont è abitato da umani, rappresenta il classico mondo di gioco con un'ambientazione medievale, foreste. In questo regno ci sono attualmente dei giri strani, dei sottifugi per far salire al potere un falsone, un illegittimo, possiamo definirlo così. Esatto. Mentre Batal, con un'ambientazione più araba, quindi con una presenza di zone aride, deserti, mercati vari, spezie, stop, è abitato dai Beastren, dei gattoni umanoide che ce l'hanno con l'Arisen e le sue pedine, e seguono devoti la loro sacerdotessa Nadinia. E poi c'è anche la popolazione degli elfi, che se ne stanno lì per fatti loro, parlano una lingua diversa e alcune pedine potranno aiutarci a comunicare con loro. Comunque alla fine tutti ce l'hanno che i draghi, quindi potranno essere sia alleati che nemici in base allo svolgimento della nostra avventura nel gioco. Grazie alla demo gratuita che è già disponibile su tutte le piattaforme, potremo già creare il nostro personaggio principale dell'Arisen e la sua pedina principale, appunto, con un sistema di editor di altissimo livello che ci permetterà di personalizzare il nostro personaggio nel dettaglio e farlo come più ci piace. Non l'abbiamo fatto. Yeah. Le pedine svolgono un ruolo essenziale all'interno del gameplay del gioco. Potremo personalizzare solo la pedina principale, mentre le altre due o le recluteremo durante il gioco, oppure potremo scegliere, se abbiamo l'online, quelle principali create da altri giocatori. Il mondo di gioco come sarà, ragazzi? Sarà dinamico e in continua evoluzione. Sarà importante gestire bene i rapporti sociali con gli NPC, che cambieranno il loro pensiero su di noi in base alle nostre azioni nei loro confronti e nei confronti di qualcuno che è legato a loro. Ad esempio, incontriamo una famiglia di contadini, facciamo un torto al padre di questa famiglia, tutta la famiglia ce l'avrà con noi di conseguenza. Esatto. Un sistema di intelligenza artificiale molto avanzato. Inoltre gli NPC cambieranno di posizione, non si troveranno sempre nello stesso punto, quindi vagheranno per la mappa. Attenzione, perché potrebbero diventare gelosi della nostra attenzione nei confronti di un altro NPC e in base ai nostri comportamenti un po' birichini o meno, quindi esatto. Attenti. Attenzione, non fate birichini. Il combat system sarà ancora più approfondito del primo titolo. Potremo sì sfruttare le nostre abilità e le nostre pedine, ma soprattutto l'ambiente circostante, che ci permetterà di affrontare nemici sfruttando ponti in cedimento, muri, sassi e cose strane. E in più, ragazzi, gli sviluppatori ci permettono un mondo di gioco che sarà ricco di colpi di scena e, grazie alla sua immersività, non ci farà mai annoiare. Vedremo se sarà così. Ah, e rimane l'arrampicata sul drago, ovviamente, se ci dovete combattere. Esatto, potremo arrampicarci, come al solito in questo Dragon's Dogma, su nemici per attaccare i loro punti deboli e sconfiggere nemici che altrimenti non gliela fai ammazzarli. E voi? Avete già creato il vostro personaggio? Il gioco uscirà il 22 marzo, disponibile su tutte le piattaforme di PlayStation, Xbox e PC. Fateci sapere nei commenti se lo giocherete. Noi sì! Quindi continuate a seguirci per commentarlo insieme e ci aspettiamo, vi aspettiamo al 22 marzo. Non lo so se uscirà il 22 marzo il video, comunque da lì in giù di lì.